Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la rassegna stampa curata dalla redazione del TG6. Allora iniziamo subito andando sul nostro touchscreen e andando a vedere i principali titoli dei quotidiani abruzzesi con le prime pagine. Iniziamo dal quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara. Don Luciano, troppi schiavi del gioco, è il titolo di apertura. Il vice parroco dello Spirito Santo lancia l'allarme, confesso, tanta gente disperata. Scendiamo adesso a centro pagina di spalla, nelle cronache, turni notturni, vigili contestano l'orario lungo, il comune di Pescara è stato diffidato. Ancora nelle cronache, da Pianella, morto a 66 anni il maestro degli arrosticini, e poi padre e figlio cadono nel Tombini e restano feriti, notizia che arriva ancora una volta da Pescara. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro e andiamo a vedere la regione, la corsa per il seggio romano, le manovre, ecco i consiglieri che puntano al Parlamento. E poi l'intervista a Castricone del PD, D'Alfonso, resti al suo posto. Il Consiglio e l'emiciclo fa solo 15 giorni di vacanza per decisione del presidente Di Pangrazio. Scendiamo adesso nel taglio basso, troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo Albano e Romina, la soap opera italiana. È una riflessione, diciamo, su quanto accade nel mondo dello spettacolo, partendo dal concerto che ci sarà il 29 di luglio. Possiamo leggere qui, la coppia si esibirà alla Civitella di Chieti. Nell'attacco del pezzo ci sono artisti che definiamo nazionalpopolari, quasi a volerne prenderle le distanze, di solito sono quelli che piacciono a coloro che non ci piacciono. Proseguiamo sempre sulla prima pagina del Centro e nella fotonotizia c'è un richiamo importante dallo sport nazionale. L'ultima impresa di Superfede, a 29 anni titolo mondiale nei 200 stile libero, Pellegrini così è entrata nella leggenda. E sempre per i richiami dal nazionale, i vitalizi dei parlamentari, Camera ok all'abolizione, ora il testo passa al Senato. E poi il traffico di esseri umani, la Libia apre alle navi italiane, Serrai chiede aiuto al Premier Gentiloni. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Teramo, titolo di apertura Teramo Mare, limite a 90 orari, l'ANAS lo abbassa, la superstrada è insicura ma Brooke insorge, è inaccettabile. Continuiamo sempre su questa pagina, nelle cronache la tragedia del mare, senza esito le ricerche del motopesca affondato, e poi la maturità, la carica dei 100 nelle scuole teramane, e poi a Roseto strisce blu semivuote e più biciclette. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina, quella dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, titolo di apertura Chieti arriva la tassa di soggiorno, ma la delibera per salvare i conti del comune non piace alla maggioranza di primi. E poi nella seconda parte sentiremo anche il sindaco nella conferenza stampa che c'è stata ieri in comune. L'università d'annunzio nelle cronache, il CDA licenzia del vecchio, nuovo DG arriva Cuculo. E poi continuando a Francavilla, truffa e denaro, falso in casa, arrestati in due ad Atessa, Fiom in Sevel, manutenzione all'anno zero. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila Vezzano Sulmona, sempre per quanto riguarda il quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Comune, un salasso da 14 milioni. L'Aquila, risarcimento a Impregilo per il mega parcheggio
prima grana per il sindaco Biondi. Continuando nelle cronache, ad Avezzano attesi 70.000 alpini per il raduno centro-sud, poi all'Aquila assenteismo blitz dei NAS in ospedale, a Sulmona il post-sisma, le promesse del governo. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero, l'inserto Abruzzo del quotidiano romano apre con le autostrade, rincari a fine agosto. Il TAR ha dato ragione al gruppo Toto, ma ora sarà il CIP a calcolare gli aumenti, almeno un mese di attesa. Le piccole imprese dicono i costi non si scarichino sugli utenti. A centro pagina il dramma di Giulianova, naufragio per non perderle, Eliana colpa delle reti, sarebbe naufragato, leggiamo nella didascalia, per la difficoltà di ritirare le reti l'Eliana, su cui hanno trovato la morte due marittimi di Giulianova. Sempre a centro pagina, sgravi fiscali e fondi ai giovani, approvato il decreto per il Sud. Il governo vara anche le ZES, aree legate all'economia dei porti. Leggiamo un estratto di questo articolo. Importanti novità per l'Abruzzo con il via libera del Senato al decreto per lo sviluppo del Mezzogiorno. Il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura. Di spalla, risorsa turismo, l'Abruzzo torna a scalare la classifica. Il podio è sempre quello, con il Veneto sul gradino più alto, seguito da Toscana e Lombardia. Tuttavia l'Abruzzo si sta facendo strada, con circa 6 milioni di presenze turistiche nel 2015 si piazza al 17° posto fra le regioni italiane. Leggiamo anche questo focus, Touring e Unicredit, prime posizioni lontane, ma il settore è in ripresa. Nel taglio basso il set, video a Pescara, Grignani la star, ha scelto l'Abruzzo con i suoi colori che vanno dal marrone dei monti al verde delle colline, Gianluca Grignani come set per ambientare il suo videoclip in cui reinterpreta Aida di Rino Gaetano. Andiamo adesso invece nel taglio alto, troviamo il rugby, gli arbitri abruzzesi confermati e promossi, poi il calcio, Fioravanti, acquisto l'Aquila, devo decidere assieme ai soci. Per la Serie B, Pescara, scocca l'ora delle cessioni di giocatori, prima di tutto sfoltire la rosa e la volontà del tecnico Zdenek Zeman, per cui molti elementi sono già con la valigia in mano. Andiamo adesso a vedere, per completare la ricognizione sulle prime pagine regionali, l'apertura della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il candidato di Gatti sarà Stirpe, dunque apertura dedicata alla politica, il super dirigente licenziato dalla TEAM, la figura su cui si interroga la politica per il dopo Brucchi. A centropagina invece la tragedia del mare, disposta l'autopsia su due marittimi di Giulianova, neanche il tempo di indossare i giubbetti, purtroppo per questa enorme tragedia che ha colpito la marineria giuliese. Sotto la fotonotizia, la cronaca, arrestato un altro teramano che odia le donne, operaio 45enne di Villa Tordinia, maltrattava la compagna e i figli. Andiamo nel taglio alto ora, Sottanelli interroga il ministro Fedeli, deroga nel cratere per evitare tagli ai professori. E poi a Roseto degli Abruzzi, multe sospese, allora è fesso chi ha pagato. E a Mosciano cade mentre carica il tir e resta in coma. Nel taglio basso l'intervista a Tocchigno a Castelbasso, confessa il suo sogno, suonare per sempre. Poi c'è il richiamo per quanto riguarda lo sport con il Teramo Calcio, calciomercato al bacio per l'attacco, si fa il nome di Bacio Terracino. Continuiamo con la lettura delle prime pagine, ma adesso ci spostiamo sul nazionale e allora andiamo a vedere la prima del Corriere
della Sera, il titolo di apertura: Sepolti dai debiti, l'ATAC di Roma a un passo dal crack, il direttore generale rota, il comune ora decida cosa fare con la municipalizzata. E poi, altra notizia importante di ieri per quanto riguarda il mondo dello sport: mondiali trionfano anche Detti e i fiorettisti, intanto la Pellegrini è infinita e ancora d'oro, nessuno come lei. Federica Pellegrini, ancora d'oro nei 200 stile libero a Budapest e medaglia numero 7 ai mondiali, record assoluto. Torniamo invece alle notizie di cronaca. Altra notizia importante: navi militari, aerei e droni, così pattuglieremo la Libia. Migranti, accordo tra Gentiloni e Serrai, la Corte Unione Europea gela l'Italia. E poi ancora scontro PD, Movimento 5 Stelle, poi il voto alla Camera, vitalizi sì alla abolizione. Poi Mattarella e la legislatura, legge elettorale si può. Continuiamo sulla Repubblica. L'apertura è dedicata ovviamente a quello che sta accadendo in Parlamento. L'asse PD 5 Stelle taglia i vitalizi. Andiamo a leggere: alla Camera il primo sì alla riforma a segni ridotti del 40%, ma fra i democratici restano ancora dissensi. Mattarella, appello per la nuova legge elettorale e la manovra accompagni la ripresa del Paese, così il Presidente della Repubblica. E poi sulla questione vitalizi c'è l'analisi di Roberto Perotti: la giusta forbice sui privilegi è il titolo per quanto riguarda questo argomento. Continuiamo ancora il caso, il veto di Macron su Fincantieri. Roma dice inaccettabile, in palio appalti che valgono 40 miliardi in questa battaglia politica ma anche industriale tra Italia e Francia. Per quanto riguarda invece lo sport, i mondiali di nuoto, dopo la delusione olimpica, il grande ritorno di Federica, oro e bronzo intanto dagli uomini negli 800, intramontabile Pellegrini vince i 200 all'ultimo metro, Detti, completa la festa. Andiamo adesso sulla prima della stampa. Il titolo di apertura: braccio di ferro sull'Airbus del mare. Il governo francese non vuole cedere la maggioranza dei suoi cantieri. Calenda dice inaccettabile, eravamo d'accordo. Roma respinge il diktat di Macron su Fincantieri STX, progetti europei a rischio. A centropagina Pellegrini, Detti, brilla l'oro d'Italia. Anche qui si ricorda l'impresa del nuoto nei 200 mondiali, rimonta show dell'Azzurra, il livornese trionfa negli 800, fioretto maschile iridato. Nel taglio basso andiamo a vedere: alla Camera voto favorevole di PD, Lega e 5 Stelle, ma il vero scoglio è il Senato, l'inedita maggioranza anti-vitalizi. Continuiamo con il Sole 24 Ore. Ovviamente il quotidiano economico e finanziario italiano pone grande attenzione a quanto sta accadendo per Fincantieri, crisi Italia-Francia. Il presidente Macron pronto a bloccare la fusione con il gruppo STX se la società italiana avrà la maggioranza. Il titolo cade in borsa dell'8,67%, dura replica del governo. Nel taglio basso, altra notizia importante di ieri: attacco hacker contro Unicredit, violati i dati di 400.000 clienti, la banca dice le password sono sicure e la procura intanto ha aperto una inchiesta. Nel taglio alto il focus consueto del Sole, andiamo a leggere: imprese e professionisti, per i versamenti delle dichiarazioni arriva la proroga unitaria al 21 di agosto. E poi la novità annunciata da Padoan: sanatoria delle cartelle, compensazione con i crediti verso la pubblica amministrazione. Ora passiamo al Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura: pure l''ndrangheta in strage e trattative, votare Forza Italia e uccidere
Calipari. Operazione della DDA, arrestati i mandanti degli attacchi contro i carabinieri di 23 anni fa, nuovi elementi sul progetto di destabilizzazione. Le famiglie di Cosenza avevano chiesto di eliminare il dirigente della polizia, poi colpito a morte in Iraq durante una sua trasferta a Palermo. Ancora il caso ATAC, l'ATAC ha finito i soldi, insolvenza e metro senza manutenzione. Il DG Rota hanno creato 1,3 miliardi di buco. A centropagina andiamo a vedere i migranti, altro schiaffo dell'Unione Europea all'Italia, l'asilo si chiede al paese di arrivo. Così la Corte di Giustizia, non cambiano le regole di Dublino, Serraia, Gentiloni, dateci navi contro gli scafisti. Proseguiamo sul Messaggero, il quotidiano romano apre con l'incontro Serraia-Gentiloni, Libia, andiamo a sottolineare Libia, la flotta italiana antisbarchi dopo la richiesta di Serraia e Gentiloni, un piano per schierare la San Giorgio e 5 pattugliatori, la torre in questi mari serve una presenza forte, intanto il caso Fincantieri apre la spaccatura fra Roma e Parigi. E poi centropagina Federica Pellegrini, d'oro l'impresa più grande, ora sono in pace, dice, sono i miei ultimi 200 metri. A 29 anni Federica Pellegrini torna a vincere la sua specialità, i 200 stile. E poi la retata dei piromani tra uomini del racket e mitomani del web. Sono 28 i presunti responsabili dei roghi fermati finora, molti sono minori. Nel taglio basso una notizia curiosa che arriva dalla Corte di Strasburgo, ma per le donne il sesso conta anche dopo i 50 anni, anzi è fondamentale per la piena realizzazione della propria vita. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, titolo particolare, Mors tua, vitalizio meo, passa alla Camera la riforma delle pensioni, dei parlamentari esultano PD e 5 Stelle, ma è una truffa, dice Il Tempo, penalizzati solo ex e futuri onorevoli, deputati attuali si salvano dai tagli. A centropagina si ricorda la strage di Bologna, le carte sui palestinesi, ecco le note degli 007 rimaste nascoste fino ad oggi, gli SOS sulla ritorsione per la rottura del lodo Moro. Di spalla la svolta, il centrodestra si scopre unito per la Sicilia. E poi l'emergenza idrica, emergenza acqua, a Roma hotel a rischio chiusura, l'allarme di Federalberghi sul razionamento e la regione non trova l'accordo con Acea. Andiamo adesso sul Manifesto, il quotidiano comunista, titolo di apertura sulla fotonotizia come di consueto, il muro di Dublino. La Corte europea gela l'Italia e ribadisce la rigidità del regolamento di Dublino. La responsabilità sui richiedenti asilo spetta ai paesi di primo approdo e mentre l'Unione Europea sanziona il gruppo di Visegrad sui ricollocamenti, Gentiloni incontra al Serraj e valuta l'invio di navi militari in acque libiche. Del Boca dice un'altra avventura pericolosa. Nel taglio alto, anche qui i vitalizi, ok sui vitalizi, rischio di incostituzionalità, la legge è passata alla Camera, dubbi però sul passaggio al Senato. Continuiamo sempre con i nostri quotidiani nazionali, Il Giornale ora, banche sotto tiro, attacco ai conti correnti, ecco cosa rischiamo, violati i file di 400.000 clienti di Unicredit e allarme. Intanto cade il muro dei vitalizi, via libera della Camera, ora l'incognita al Senato, come vi ho detto poco fa. Ancora il nuoto in primo piano, pioggia di medaglie ai mondiali di nuoto, fede immensa, Pellegrini nei 200 stile, trionfa come detti, Paltrinieri arriva terzo. Andiamo adesso sulla Verità, anche qui in primo piano quanto accaduto alla Camera, approvato il finto taglio dei vitalizi, questo è il giudizio del quotidiano
diretto da Belpietro, il bluff sugli scandalosi privilegi. Il provvedimento nato da una nostra campagna giornalistica passa alla Camera, ma si sa già che sarà affossato al Senato. I parlamentari continueranno a incassare ogni mese ricchi assegni ingiustificati. Quello che è in discussione è la sproporzione tra i versamenti e quello che poi un parlamentare a fine del suo mandato va a prendere con appunto, gli assegni dei vitalizi. L'insopportabile Lerner riesce a frantumare pure i cocci della sinistra a centropagina nella fotonotizia e poi la strategia 5 Stelle di Battista lancia la sfida: se vinciamo in Sicilia poi governiamo l'Italia. A centropagina. Altra notizia, vietato processare delinquenti stranieri, ordinanza di un giudice milanese, stop alla causa se l'imputato è reperibile, cioè nel 15% dei casi. Ora andiamo a vedere il dubbio, il caso Consip non c'è più, ora è il caso Lillo Woodcock, la Cassazione smonta l'inchiesta contro Papa Renzi, i Trojan utilizzati sono illegali. E poi Federica, eterna Federica, Pellegrini con una incredibile rimonta vince i 200. È il mio addio, questo il suo commento a caldo. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia. Il titolo è Ce lo chiede la Libia. Andiamo a vedere cosa ci chiede la Libia più nel dettaglio, secondo il Secolo d'Italia. L'incontro tra Libia e Italia avviene dopo l'incontro fra Macron e lo stesso al-Sarraj. Gentiloni è costretto a ingoiare il rospo, ma è conciliante. Non sarà un percorso semplice, ma siamo fiduciosi che lavorando tutti insieme si possano ottenere risultati, dice Gentiloni. Voglio ringraziare la Francia e Macron. Quello che chiede Sarraj è un aiuto con unità navali per il contrasto al traffico di esseri umani. Andiamo nel taglio basso del giornale. Sicilia, Fratelli d'Italia e con Musumeci oggi la conferenza stampa e poi centrodestra moderato. Ora serve il decisionismo. Ancora il profugo in autostrada, adesso ringrazia la polizia. Mi avete salvato la vita, dice. Ora Avvenire, il fatto Roma-Parigi, ora è duello, il titolo sulla fotografia, la mossa di Macron sulla Libia, poi contesa e ultimatum sul controllo di STX da parte di Fincantieri e sullo sfondo c'è il caso Telecom Vivendi, questo sta accadendo fra Italia e Francia. L'accordo Gentiloni con Sarraj, navi italiani nelle acque di Tripoli e poi la partita, lo shopping d'Oltralpe sui mercati e la mancanza di reciprocità, ancora comunicazioni, prossimi nodi su Open Fiber e Mediaset nella difficile coabitazione appunto fra Telecom e Vivendi. A centropagina la politica. Via i vitalizi, primo sì con i voti di PD e 5 Stelle, pensioni con il metodo contributivo anche con effetto retroattivo. È proprio su questo che potrebbero esserci dubbi di incostituzionalità. Il Secolo XIX, Parigi-Roma, alta tensione sul caso STX, scontro aperto per il controllo dei Saint-Nazaire, pronte azioni legali. Calenda e Padoan sfidano Macron, maggioranza Fincantieri. Oppure salta tutto. A centropagina il nuoto, gli azzurri nuotano nell'oro, fede divina, ora sono in pace. Questo è il suo primo commento con la medaglia d'oro tra le mani. Nel taglio basso il caso, l'orso non è il diavolo, ma neanche Yogi. Lo scrittore Matteo Righetto è contrario alla caccia aperta in Trentino all'orso che avrebbe aggredito una persona. Andiamo sul Mattino, il titolo di apertura è Profughi missione in Libia. Firmato l'accordo fra Gentiloni e al-Sarraj, previsti una flotta di 11 equipaggi e l'utilizzo dei droni, navi italiane nel mare di Tripoli e task force sulla costa per fermare scafisti e ONG. Ancora la trattativa tra Italia e Francia, Fincantieri, la battaglia con Parigi, Calenda, patti cambiati e salta tutto. Il decreto Sud, le opportunità e i rischi in questo approfondimento del Mattino.
Poi oggi c'è il plenum del CSM, oggi il procuratore Melillo a un passo, l'ex direttore del Ministero in vantaggio su Cafiero de Raho, le ultime trattative nella notte. Taglio alto, Pellegrini, l'oro che fa la storia, ora sono in pace, lascio i 200 a 29 anni, questo l'annuncio di Federica Pellegrini. E per il calcio, Napoli, la partenza in discesa, ottobre c'è il mese di fuoco, questo per quanto riguarda il calendario della Serie A varato ieri. La Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo a vedere anche il titolo di apertura della Gazzetta del Mezzogiorno, vitalizi addio con riserva, sia l'abolizione bagarre fra PD e 5 Stelle, Forza Italia dice incostituzionale, Mattarella intanto rilancia sulla legge elettorale, il PD attacca la sinistra. Andiamo adesso a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, come vedete, pone grande attenzione a quanto fatto nei mondiali di nuoto dall'Italia e soprattutto da Federica Pellegrini, definita divina. Federica Pellegrini dunque vince l'oro mondiale nei 200 stile libero dopo una incredibile rimonta nell'ultima vasca ed entra nella leggenda e dice adesso sono in pace, ma il trionfo azzurro non si ferma qui, il nuoto azzurro in festa con il trionfo di Detti, terzo invece posto anche per l'altro azzurro Paltrinieri. Poi svelata la nuova Serie A, l'altra notizia di giornata passata un po' in secondo piano con la vittoria di Federica Pellegrini ai mondiali, Inter partenza in salita, subito Fiorentina e Roma, Allegri sul velluto. Prima giornata 19, 20 e 21 di agosto, vedete qui il dettaglio delle partite, Juventus-Cagliari, Verona-Napoli, Atalanta-Roma, Bologna-Torino, Inter-Fiorentina, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genova, Udinese-Chievo e poi Crotone-Milan a chiudere la giornata. E proprio per quanto riguarda il Milan, torna l'Euromilan, un tecnico psicologo Egidio si è ritrovato questa sera su TV8 e su Sky, l'Europa League e la partita col Craiova, scusate, Montella in Romania sfida Mangia, mercato Sanchez parla solo col diavolo. Ancora il mercato dei bianconeri, Marotta rivela, ha fatto un'offerta alla Lazio per Keita, Buffon in difesa, siamo ancora al top, Szczęsny diventerà il migliore, parola del portiere più forte del mondo. E poi 9, scherma Banca d'Italia, fiorettisti campioni del mondo con la nona medaglia. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport, apertura e sulla fotografia il titolo è bellissimo, campionato da sogno, in regalo il calendario con il giornale. Partenza con Juve e Napoli il 19 di agosto, abbiamo visto Spalletti con l'Inter all'Olimpico sabato 26, a Natale il big match tra Dzeko e Higuain, Bonucci ritrova Allegri il 29 di ottobre, poi il poster con tutte le partite in regalo con il giornale. Nel taglio alto, fede eterna, Pellegrini ancora oro, anche Detti mondiale. L'azzurra, abbiamo detto, è nella leggenda. Buffon, Juve sarà un anno emozionante, Szczęsny è super. Milan con l'Europa League dopo 1234 giorni, assalto al Craiova alle ore 20 su Sky la partita. E poi estero, Neymar tiene il Barça ancora in bilico e il PSG preme per averlo. La scherma, uomini d'oro, fioretto azzurro da favola. Su Tutto Sport e concludiamo con le prime pagine. Acqua d'oro, Detti sprint e la sorpresa, Pellegrini è nella leggenda. Poi troviamo nel taglio alto il calendario della Serie A, nel taglio basso invece Buffon elegge Bernardeschi, fame da Juve, Cairo, Belotti resta al Toro, punto e basta. Ancora notte da Milan, riecco l'Europa avanti i giovani e poi il trionfo dell'Italia nel fioretto.
Adesso facciamo il break pubblicitario, andiamo a vedere anche le previsioni del tempo con Meteo6, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo quindi alle notizie dalla nostra regione andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro, la pagina di primo piano, politica, la calda estate, Montecitorio tenta i consiglieri, metà regione in lista per Roma. Cominciano in Abruzzo le grandi manovre per le candidature alle elezioni politiche del 2018, in fila molti eletti all'emiciclo, il governatore ci pensa ma si prepara anche al bis a Palazzo Silone. Qui vengono anche riportati gli stipendi dei parlamentari con le varie indennità, anche per far capire qual è la portata, insomma, degli emolumenti dei politici. Nel taglio basso, Di Pangrazio taglia le vacanze, solo 2 settimane di pausa per l'Assise, scusate, nel 2017 si è riunita 13 volte. Continuiamo con questa doppia pagina politica, fondi per 1,2 milioni a 58 imprese con i risparmi sulle indennità, questa è l'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Poi D'Alfonso, resti in Abruzzo e punti al secondo mandato, Castricone del PD dice basta eccessi di leaderismo nel partito, bisogna cambiare registro, un errore è lasciare ogni decisione agli eletti, occorre allargare la partecipazione, così Castricone. Ancora Gero Solimo, io non vado via e lancio il mio movimento, così l'assessore regionale. Continuiamo con le pagine dedicate alle notizie della regione, adesso passiamo al Messaggero, la pagina Abruzzo è dedicata al prezzo dei pedaggi, caro autostrade, l'aumento verso fine estate, dopo la sentenza del TAR su A24 ed A25 la parola al CIPE, l'ente dovrà calcolare con esattezza il ritocco dei costi, le associazioni della piccola impresa dicono il contenzioso non deve ricadere sugli utenti. E poi Punta Trento, i ricordi della Grande Guerra volteggiano insieme all'avvoltoio Grifone. Cosa c'entrano? Si legge nell'articolo Trento e Trieste con l'Abruzzo, la risposta può valere per tutta Italia, in nome delle due città. Nella Grande Guerra centinaia di migliaia di giovani sono stati mandati al fronte e alla morte. Uno di loro, Vincenzo Sebastiani, ingegnere alpinista, aveva proposto alla sezione di Roma del CAI di costruire un rifugio sul velino. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo avanti con la lettura e apriamo la pagina di Pescara. Anche qui doppia pagina dedicata all'allarme ludopatia. Don Luciano, in troppi nell'inferno del gioco, il vice parroco della Chiesa dello Spirito Santo, confesso sempre più disperati, vedo tante donne con i grattini e padri di famiglia dentro le sale scommesse. Poi studio sull'azzardo, Pescara, città sotto analisi, analisi messo tra virgolette. Il racconto di un ex giocatore oggi guarito, ho dilapidato tutto, spendevo 500 euro al giorno, questo è uno dei tanti racconti purtroppo che riguardano l'argomento ludopatia. Torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara, qui è dedicata alle aree di risulta del capoluogo adriatico, pronta anche l'altra area di risulta, un campus delle scuole superiori è l'idea forte del comune per l'ex scalo merci di Porta Nuova, parte la trattativa con RFI, completata la rimozione dei binari, i 7 ettari d'oro disponibili entro il 2018, oggi il primo incontro tra le parti, superato dal tempo il piano della D'Annunzio che prevedeva la saldatura con polo universitario ed ex molino De Cecco. Scendiamo.
la strada parco, esulta il centrodestra. Andiamo a vedere perché. Pescara mi piace, approva la svolta profilobus del sindaco, finisce il privilegio dei residenti, serve un trasporto veloce. Proseguiamo sul Messaggero, andiamo a vedere un'altra notizia dedicata ai pescatori morti a Giulianova, la processione a mare nella festa di Sant'Andrea, la processione segnata dalla solidarietà tra marinerie per Elia e Carlo, una corona in più, anche linea blu al corteo, questo per quanto riguarda la notizia dei marinai morti nella tragedia al largo di Giulianova. Adesso andiamo sulla città, andiamo a vedere anche proprio sull'argomento della marineria la notizia che riguarda la tragedia. Neanche il tempo di indossare il salvagente, scrive sulla pagina di Giulianova Mosciano la città. La tromba d'aria non ha lasciato scampo ai due marinai dell'Eliana, sorpresi da onde di 6 metri e vento a 110 km orari. L'autopsia sarà eseguita oggi per cercare di ricostruire la dinamica dell'affondamento della barca da pesca. Intanto le marinerie sono in lutto, soprattutto la marineria di Giulianova ovviamente, proclamato il lutto cittadino per i funerali che si svolgeranno forse venerdì, annullate le manifestazioni e l'asta del pesce. Le ricerche della motonave purtroppo non hanno dato esito positivo. Vediamo il dolore della marineria nel servizio di Andrea Costantini. Marineria giuliese in lutto dopo la tragedia in mare nella quale hanno perso la vita l'armatore del peschereccio Eliana, Elia Artone, ed il marinaio Carlo Mazzi. Un fatto che ha sconvolto la comunità giuliese. Non è bastata l'esperienza di due persone che conoscevano molto bene il mare. La furia della burrasca, unita ad altre contingenze negative, non hanno lasciato scampo. Siamo affranti da quello che è successo perché certe cose non devono succedere a noi. Ci duole il cuore quando padri di famiglie che vanno a cambiare in mare, vanno a cambiare per portare a casa per i figli, e perdere la vita in quel modo è assurdo. Poi lei conosceva bene entrambe le persone? Sono tutte due bravissime persone, grandi lavoratori, Lia e Carlo, persone semplici, persone buone, marinai che ci tenevano al lavoro, ci tenevano al mestiere, e persone esperte, lì era esperto. Non è facile neanche capire quella che è stata la dinamica di questo incidente. Da come ho visto le foto che abbiamo fatto dalla deriva, da come ho visto il geonavigatore che indica tutti i fenomeni elettrici che stanno per arrivare, la perturbazione era abbastanza forte. Secondo il mio punto di vista sono unite due turbolenze che si sono unite in una, dove su quel passaggio logicamente è difficile che una barca di piccole dimensioni se la scampi. Ecco, si è parlato anche del fatto che la rete si sia impigliata nell'elica, questa è un'altra fatalità. Bisogna vederlo, non, potrebbe anche essere un problema di salpamento, perché logicamente non è dire faccio taglio la rete, perché la rete è composta da tanti cavi, catene e cose, non puoi tagliare in quel momento. Se si blocca il vericello o succede che si rompa un tubo idraulico e il vericello salpa piano, tu sei vincolato, non puoi né tagliare né fare niente. Squeo di Federpesca pone anche l'attenzione sui cambiamenti climatici e sull'inasprimento di alcuni fenomeni atmosferici che si sono registrati negli ultimi anni. Sicuramente il clima è cambiato e noi che andiamo in mare bisogna valutare queste cose, bisogna guardare bene, bisogna scappare a terra quando accadono questi fenomeni, perché nel seno di questi fenomeni ci sono molte attività elettriche, fulmini, e questo potrebbe essere anche, secondo i vecchi marinai, che potrebbe essere anche una causa, un fulmine a bordo. Cordoglio è stato espresso anche dai rappresentanti delle istituzioni. Ieri sera il primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha diffuso una nota nell'esprimere ai familiari dei due marinai deceduti, a nome personale dell'intera amministrazione comunale, il profondo cordoglio e la vicinanza. Il sindaco ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. Stamani su Facebook anche le parole del presidente della regione Luciano D'Alfonso: mi addolora sapere che ieri due marinai giuliesi sono stati travolti dalla fuga
furia degli elementi che li ha strappati all'affetto dei loro cari. Rivolgo alle loro famiglie le condoglianze mie e di tutti gli abruzzesi. Dunque abbiamo fatto questo collegamento fra Pescara e Giulianova, ma soprattutto fra le due marinerie che in questo momento sono in lutto, però adesso torniamo alle notizie da Pescara e dall'area metropolitana. Lo facciamo ripartendo dalle pagine di Pescara del Centro. Sicurezza e degrado, turni notturni dei vigili, comune diffidato. I sindacati contestano la delibera a lungo orario, il sindaco dice dobbiamo fare la nostra parte e prevedere adeguamenti economici. Proposta di modifica del regolamento, Movida, l'opposizione chiede di tagliare il numero dei tavoli. Scendiamo, altra notizia, maxi bolletta, il comune separa le utenze, Antonelli chiede i nomi degli abusivi, Alessandrini dice i lavori sono già partiti ma non è emerso nulla. Proseguiamo sempre sul Centro, gli sfollati di Rancitelli chiedono aiuto al prefetto, domani il corteo delle famiglie sgomberate dai palazzi di Via Lago di Borgiano, hanno problemi a trovare nuovi alloggi, svuotare quelli vecchi e pagare le caparre. Poi violenza sessuale sul bus per Pescara, arrestato un 42enne, marijuana in casa, denunciati due incensurati per le notizie di cronaca. Andiamo ancora avanti, sempre con la cronaca da Pescara, finisce in un tombino con il figlioletto in braccio, un uomo denuncia la disavventura vissuta all'interno del parco d'Avalos, era col bimbo di 19 mesi, sono rimasti entrambi feriti, attenti, manca la grata, questo l'allarme lanciato. Sul Messaggero, ancora dalle pagine pescaresi, video made in Pescara per Grignani, Carmine Bucci registra, Alessandro Febo interprete della clip Aida di Rino Gaetano, Rocca Calascio, Colle del Telegrafo, Fena, così abbiamo conquistato il cantautore emiliano. E poi altra notizia, tedeschi e danesi, Montesilvano va, tra gli italiani c'è il boom dei veneti. Pienone negli hotel dopo la partenza a rilento per via di Sisma e Rigopiano, il successo del film promozionale. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e apriamo la pagina di Montesilvano, visto che abbiamo introdotto le notizie dalla città in precedenza. Addio Mauro Provinciali, il maestro degli arrosticini, aveva 66 anni, gestiva il ristorante Margherita 1 a Pianella, fondato dalla madre, cordoglio su Facebook, era un'istituzione. Stamani alle 10 l'ultimo saluto. Via Fratelli Bandiera, strada invasa dalle erbacce, i 5 Stelle dicono i cittadini sono esasperati. Nel taglio basso, notte con i pipistrelli alla Pineta, domenica visita guidata anche per i più piccoli, lezione pratica sull'ecosistema. Andiamo avanti dall'area metropolitana, donna arrestata per truffa in casa, banconote false, presa sulla Riviera, era ricercata da tempo, in cella pure il convivente nell'abitazione a Pretaro, scoperti anche 150 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Da San Giovanni Teatino, altra notizia importante, a settembre apre il nuovo nido, pubblicato il bando per la gestione e dunque per la privatizzazione, offerte entro il 9 di agosto. Andiamo ancora avanti, nella pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, nessuna legge vieta di fare il bagno nell'orta, Bolognano, il presidente di Terre Maiella Morrone, sul caso delle 300 multe, l'associazione mette a disposizione l'ufficio legale per l'assistenza ai sanzionati. Ancora Rigopiano, botta e risposta tra enti, il sindaco Lacchetta attacca la provincia sui ritardi nella riapertura della strada. Nel taglio basso, ospedale, situazione congelata per 3 anni per quanto riguarda Popoli e poi domenica Loreto a Prutino, Impact, manifestazione di arte e natura.
Proseguiamo adesso con la pagina del centro, ma ci spostiamo a Chieti. Concerti alla Civitella e corsa per finire i lavori alla Gradinata. Arrivano Albano e Romina, Notre Dame de Paris, Fedez e J-Ax, ma parte della struttura attende ancora l'agibilità. Lucia Arbace dice: stiamo andando avanti con le opere, il responso tra domani e sabato, ma sono serena appunto sulla apertura della Civitella. Dall'Ateneo di Chieti, il CDA licenze del vecchio, ecco Cucullo. Chieti, l'Università d'Annunzio, vota la risoluzione del contratto del direttore generale sospeso. Andiamo a recuperare anche la pagina di Chieti sul Messaggero e allora andiamo subito a vederla, eccola qua, spinta sulle riscossioni e tagli per salvare le casse comunali. Questa è la notizia che riguarda la politica teatina. Il sindaco dice basta posizioni di rendita, toccherà ai dirigenti il report sulle entrate, arriva la tassa di soggiorno, servirà per pagare gli eventi culturali. Dure critiche da Raimondi nel Focus, illustrata la manovra della Giunta dopo i rilievi della Corte dei Conti e dei revisori dei conti. Allora andiamo a vedere insieme il servizio sulla conferenza stampa di ieri tenuta dal sindaco di Primio. Non avrò pietà per nessuno e per nessuna rendita di posizione di consiglieri o assessori. Il sindaco di Chieti risponde così, con un messaggio interno alla sua maggioranza, al parere non favorevole all'assestamento di bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che pure aveva dato parere favorevole sia al bilancio di previsione che a quello consuntivo. I conti stanno migliorando, dice Di Primio. Abbiamo fatto un lavoro di riordino importante che darà i suoi frutti in futuro. L'amministrazione non può solo essere un discorso ragionieristico, si difende il primo cittadino, perché se è un dovere non far fallire il comune, d'altro canto la città deve rimanere viva. Uno scenario, continua il sindaco, di cui i revisori non sembrano tenere conto, pur apprezzando il lavoro svolto sui conti dell'ente. Tra le criticità individuate i debiti fuori bilancio, che riguardano vertenze con il personale e lavori pubblici, legge emergenza neve. Qui Di Primio attacca D'Alfonso, che ha promesso soldi che non sono mai arrivati e che il comune ha dovuto anticipare per riparare i danni di quest'inverno, fondi, dice, già coperti in bilancio. C'è poi il capitolo legato agli equilibri di cassa. Qui Di Primio chiama in causa Teate Servizi e la sua gestione. Non riscuote i tributi dovuti, ma i cittadini non pagano le tasse. Teate Servizi, continua Di Primio, deve fare quello che può fare e che sia economicamente sostenibile. In vista un cambio di gestione, probabilmente uno sdoppiamento della riscossione tributi con quella coattiva in capo ad un altro ente che abbia maggiori strumenti normativi per riscuotere il dovuto. Comunque i rilievi, sebbene non trovino d'accordo l'amministrazione comunale, vengono accettati come uno stimolo a fare meglio e di più e ad intervenire con decisione sulla revisione della spesa. Abbiamo intenzione di costituire un organismo coordinato dal segretario comunale che dovrà rivedere tutta la spesa del comune, tutti i servizi, le utenze, i contratti di servizi con le nostre società. Abbiamo intenzione di internalizzare alcuni servizi che oggi sono resi all'esterno per far sì che il comune possa avere flussi di cassa immediati, a differenza di quello che succede oggi, dove addirittura abbiamo sofferenze perché non ci viene riversato quanto è dovuto al comune. Abbiamo intenzione di potenziare il controllo analogo dell'ente per fare in modo che ci sia una fluidità tra le notizie che vengono dal comune e quelle che devono arrivare al comune dalle partecipate. Abbiamo anche puntato l'attenzione su una serie di razionalizzazioni che vanno dalle locazioni non passive, perché non abbiamo molte, ma abbiamo tante locazioni invece attive, cioè dove il comune fitta dei locali e ci sono prezzi che non sono più di mercato, così come abbiamo dei servizi che oggi costano oggettivamente troppo ai cittadini di Chieti, alle casse del comune, e che meritano di essere esternalizzati, perché attraverso il mercato libero abbiamo possibilità di abbatterne i costi. Sul centro l'apertura della pagina dell'Aquila, Avezzano, la donata degli Alpini, la città pronta all'invasione di 7.000 penne nere. L'evento presentato in comune si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6. Il sindaco, grossa occasione per la comunità, negozi aperti fino a mezzanotte. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina dell'Aquila sul Messaggero. Porta Barete, Santa Croce, imprenditore ricorre al TAR. Bernardino del Tosto teme la riduzione dell'accesso a via Roma e via Vicentini.
secondo il costruttore, parte del complesso verrebbe del tutto esclusa dalla viabilità. E poi Casa dello Studente, domani si abbatte il tragico simbolo del terremoto. Nel taglio basso, appalti, il PM vuole una inchiesta sprint istruttoria verso il giudizio immediato, ma molti avvocati non condividono la strategia. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Teramo, viabilità sempre più difficile, Teramo Mare, limite a 90 orari, Brucchi non è accettabile, dice il sindaco. L'ANAS riduce la velocità perché ritiene che i 110 rendano la strada insicura e ci siano troppi incidenti. Il sindaco dice facciamo come in Germania, ieri sera un tamponamento ha causato lunghe code. Andiamo adesso sul Messaggero per vedere anche l'apertura della pagina di Teramo, allora andiamola a recuperare, eccola qui, scuole rimaste senza docenti, Fedeli rassicura sul post sisma il ministro, i territori colpiti avranno ancora tutte le misure adottate nel 2017, al liceo artistico di Castelli non autorizzata la costituzione della prima classe, è un brutto segno. Altre notizie dal teramano sulla città. Pierangelo Stirpe sarà il candidato di Gatti, questo per quanto riguarda la politica, svelata la figura attorno alla quale la politica di centrodestra si interroga da 2 anni per il dopo Brucchi. Andiamo avanti, il CONI mantiene la promessa sulla palestra, 150.000 euro per ristrutturare la San Gabriele gestita dalla Basketball Teramo, ancora una deroga nel cantiere per i tagli ai professori, abbiamo visto già in precedenza. Andiamo sulla pagina della provincia, le guardie ambientali contestano gli ATC, mai invitati agli incontri pubblici dei cacciatori, Gaetano Ercole chiede le dimissioni di Porrini e Sabini. Il fronte, le Gadit si schierano con Arci Caccia, Enal Caccia, Libera Caccia, Urca, Coldiretti, Copagri e Regione Abruzzo dopo la battaglia davanti al TAR per la sospensione del piano faunistico regionale. Adesso passiamo allo sport, andiamo a vedere la pagina che riguarda la Serie B sull'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro, Pescara-Sampdoria, affari in corso, il titolo, il Delfino vede il club di Ferrero sul piatto Biraghi e Benali, Balzano scalpita però manca il placet dell'allenatore. Nel taglio alto la rosa da sfoltire è questa la situazione dei vari calciatori. E poi la primavera, Team Capi, Baby Biancazzurri nel gruppo 4 e il 20 settembre in programma la prima gara. Nel taglio basso Zeman e le scelte, i 9 rimarranno fuori a Palena con 28 giocatori da Stendardo a Rossi, ecco chi lavorerà a parte in attesa del mercato. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero, eccola qui, andiamola a vedere insieme. Pescara, l'ora delle cessioni, Stendardo e Vitturini già ex, Polidori, Boulevardi e Forte quasi, Bovo, Bruno, Selasimo, Musciai e Biraghi verso altri club, Balzano vorrebbe tornare ma in questo momento la società ha dato la priorità assoluta allo sfoltimento della rosa come richiesto dall'allenatore. Nel focus Carlo Sembalo resta il favorito per l'attacco dopo lo sfumato tentativo per Insigne Junior. Nel notiziario squadra a riposo, da sabato si va a Palena. Nell'articolo di spalla Dell'Icardi e Mazzotta ok, Brugman da rivedere per quanto riguarda il Borsino. Nel taglio basso, sempre sulla prima pagina dell'Abruzzo Sport del Messaggero, il Teramo sull'esterno, bacio Terracino, dopo la retrocessione il Lumezzane lo ha messo sul mercato, ripeto ci prova, ma ci sono anche Livorno ed Albino Leffe. Andiamo a vedere anche come titola il Centro sulla Serie C e sul Teramo, il Teramo va su bacio Terracino, oggi l'incontro per l'esterno che Asta ha allenato al Lumezzane, tentativo per Surracco ma non si fa, queste le mosse del diavolo. Ancora invece la Serie D, il sindaco chiama a rapporto i romani, l'Aquila alle 11 dovranno dire al primo cittadino se vogliono acquistare il club.
del capoluogo di regione. Nel taglio basso la Vastese si assicura la Barba, Pineto e Natale nel settore giovanile, il Montorio 88 prende Dema, due rinforzi per il Sulmone e poi automobilismo dal 4 al 6 agosto la cronoscalata per le svolte di Popoli. Altra pagina dedicata al basket, Roseto, Combs nel mirino, forse Ian Ascoli in società a due, la 23enne guardia americana potrebbe giocare negli Sharks, il vicepresidente Cianchetti sabato dal sindaco, ci sono dei contatti. E poi ancora Nicolai e Lupo a caccia del mondiale, l'ortonese romano da sabato a Vienna per il titolo iridato di beach volley. Nel taglio basso buoni risultati per mantenuto Tomasicchio e Angelo nell'atletica e poi il tennis da oggi assoluti regionali, premiazioni al CT Boselli di Vasto. Andiamo a completare anche la lettura del Messaggero Sport. Per la Serie D Fioravanti acquisto l'Aquila, deciderò con i soci. E poi per quanto riguarda invece gli arbitri, arbitri abruzzesi promossi, confermati e promossi, scusate, l'aquilano Claudio Passacantando a 50 anni in eccellenza avrà funzioni di assistente dopo una memorabile carriera. Baldassarre, Di Nardo e Edoardi in Serie A, Fabio Paolucci e Daniele Pompa in Serie C, ottimo lavoro del comitato questo per quanto riguarda il rugby. Andiamo a vedere di spalla questa notizia che riguarda il calcio a 5, Pescara e Acquesapone nella Serie A a 14 squadre. Per i motori invece Andrea Caldarelli primo in Giappone, il pilota pescarese guida la classifica del campionato GT. Scendiamo ancora, il centrocampista Di Renzo approda al Pineto dal Marsica, sempre per i dilettanti dalla D alla seconda, ammesse 5 sostituzioni. E ancora Di Bernardo trainer a San Salvo, Penne inizia l'era Gian Domenico. Andiamo a vedere anche il titolo dello sport della città. Allora andiamo a recuperare rapidamente la pagina dello sport. Eccola qui, ovviamente si parla del Teramo, il mercato, andiamo a sottolineare il mercato per rendere il diavolo al bacio. Il Teramo contatta Bacio Terracino per dare solidità all'attacco, si cercano anche un difensore e una mezzala. Nel focus servono le alternative, l'amichevole col Pescara ha denotato una buona qualità nei titolari, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa, oggi probabile incontro con l'ex attaccante del Lumezzane. 4 incroci, la punta ha incrociato 4 volte il Teramo quest'anno, 2 in campionato e 2 volte ai play-out. Nel taglio basso in 8 si allenano all'Acquaviva, per Sansovini spunta il Francavilla, i giocatori in esubero sono ancora in cerca di sistemazione, assente Spighi che sta facendo un percorso di recupero. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di Mattino 6, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi do appuntamento per la nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6, Mattino 6 invece torna domani mattina alle ore 8, grazie ancora, vi auguro una buona giornata.